tornando a noi, dovevamo guardarci un attimo il comportamento della Gioma, che tutti conoscete, il modo per partire, benissimo, c'è quindi questo enhancement che comincia alla periferia della lesione in fase arteriosa e progredisce durante tutte le altre fasi di diffusione del contrasto, che ci dice che quello è un angioma caratteristicamente. Non sempre si comporta l'angioma, diciamo nel caso precedente si poteva tranquillamente sospettare che fosse un angioma. In una paziente come questa, con steatosi e con una pregressa resezione mammaria, probabilmente non possiamo dire con certezza che si tratta di un angioma, però la CEOS in questo caso sicuramente ci può risolvere il problema. Vedete, una brutta lesione apparentemente, non ha quei caratteri tipici dell'angioma in steatosi, dell'orletto iperecogeno, questo aspetto un po' più sfumato, probabilmente perché c'è una steatosi abbastanza severa, però poi già questo globulo che vede la periferia vi risolve il problema, vi rassicura e potete rassicurare la paziente che ci troviamo, che poi vedete c'è progressione successiva e c'è il riempimento della lesione in modo non concentrico ma eccentrico, vedete parte tutta la parte mediale della lesione, però poi progressivamente si riempie e quindi possiamo tranquillamente rassicurare la paziente. Questa ne avevo messa altre, adesso chiaramente ricordo questo è un angioma atipico con elevato flusso. Una lesione che fra l'altro abbiamo pure biopsiato perché malgrado alla fine abbiamo concluso con questo tipo di diagnosi, ci veniva posto la possibilità che si potesse trattare, perché diciamo l'aspetto di enhancement soprattutto periferico, benché con progressione centripeta, in ogni caso lasciava il dubbio sulla possibilità di di un tumore neuroendocrino, che in genere hanno questo tipo di comportamento. E per questo, anche se l'enhancement più diffuso della lesione è molto più veloce che nell'angioma, qui invece è lento e quindi non avevamo grossi dubbi, però la biopsia ci ha detto appunto che era un angioma. Ho fatto anche l'immunoistochimica per ragione che non sapevo che esistesse all'epoca, invece c'è stata fatta. L'ecografia come mezzo di contrasto è capace, è molto efficace anche nello studio di lesioni piccole e profonde, al contrario di quello che si pensi, quando diciamo si setta la macchina in modo corretto e chiaramente quando ci trovi fronte a pazienti non con addomi enormi che realmente possono rappresentare un problema. Vedete questo angioma all'ottavo segmento, molto piccolo, posteriormente alla vena sovraepatica, e vedete come il pattern caratteristico CEOS ci dice che quella lesione è un angioma, benché non abbia un aspetto tipico all'ecografia basale, una lesione praticamente isoecogena appena percepibile che può porre grossi dubbi. Con la CEOS ce lo risolviamo, la paziente non ha bisogno di fare altro. In effetti, anche su questi vecchi lavori, abbiamo inserito un angioma che non abbiamo qui, abbiamo che con l'ecografia con mezzo di contrasto rispetto all'ecografia basale riusciamo a risolverci, ad aumentare notevolmente la nostra capacità di diagnosi anche definitiva di queste lesioni. Vedete appunto che con l'ecografia con mezzo di contrasto si riesce anche a ridurre nettamente la differenza di capacità di diagnosi interoperatore. Questo c'era qualcosa di molto bello sull'adenoma, purtroppo non c'è più, è saltata completamente tutto il lavoro fatto in questi giorni. L'iperplasia nodulare focale, sapete che cos'è? Un nodulo displasico nonoblastico dovuto a una malformazione su una precedente cicatrice. Come dicevamo già ieri, la diagnosi di iperplasia nodulare focale è molto più specifica se la otteniamo con l'ecografia, e quando parliamo di ecografia basale, di eco color doppia, di ecografia con mezzo di contrasto, di qualsiasi altra metodica, anche della risonanza e anche della TAC, perché esiste la valutazione clinica
esiste, ci sono delle caratteristiche color doppler che in tempo reale riusciamo a definire nella stragrande maggioranza dei casi, questa aspetta raggira dei vasi e questa arteria centrale afferente che appunto afferisce al centro della lesione e poi si sfiocca, che già potrebbero essere diagnostici. La prova di una lesione ipervascolare, rapidamente ipervascolare in fase arteriosa precoce e che non fa washout in fase tardiva, al massimo in alcuni casi si equilibra con il parenchima epatico, ci consente di fare una diagnosi definitiva che non merita se non per avere un riscontro di base che poi possa essere confrontabile con una lesione che eventualmente va incontro ad aumento di volume, fare una indagine TC. Quella spesso si fa semplicemente per questa ragione, per avere un quadro panoramico chiaro e netto della grandezza della lesione, perché l'iperplasia nodulare focale non è frequentissima, però può crescere nel tempo e a volte ci induce alla resezione chirurgica. Molto più banali le alterazioni che si possono osservare in corso di steatosi epatica diffusa. In genere questo focal sparing, quest'area di steatosi ipoecogena in un quadro di steatosi diffusa iperecogena è ben riconoscibile semplicemente all'ecografia basale, non necessita di ulteriori approfondimenti, ma a volte si presenta con degli aspetti assolutamente non facilmente differenziabili da altre lesioni ben più importanti e diciamo l'utilizzo fino a che fosse introdotta l'ecografia con mezzo di contrasto era principalmente della risonanza che ci consentiva di chiarire definitivamente il dubbio. Con l'ecografia con mezzo di contrasto però appunto questi focal sparing in sedia atipica o con caratteri atipici, vedete che lesioni periferiche sottobissoniane o addirittura noduli sparsi all'interno del fegato possono veramente dare grossi problemi diagnostici. Questa che è un focal sparing del tutto caratteristico al secondo segmento, una ecografia con mezzo di contrasto può dimostrare con facilità che non c'è lesione focale, c'è una diffusione del mezzo di contrasto nel parenchima epatico che cancella completamente ogni tipo di aspetto di lesione focale che poteva essere erroneamente visualizzato nell'ecografia basale. Perché c'è questo tipo di comportamento? L'abbiamo detto ieri, è un mezzo blood pool, quindi l'immagine che voi vedete quando fate una CEUS non è l'immagine dovuta alla riflessione della nostra onda ultrasonora sulle microstrutture del parenchima epatico, ma bensì semplicemente al mezzo di contrasto. Quello che è l'ecografia del parenchima, dell'ecografia di Mold, è completamente cancellata dal momento che in un'area di steatosi, di focal sparing, il letto vascolare è perfettamente conservato, è chiaro che in quel caso non vediamo nessuna lesione. L'assenza di lesione in tempo reale, anche in fase tardiva, ci aiuta a capire che appunto non dobbiamo preoccuparci. E qui c'è qualche problema perché qui mancavano appunto dei casi, vediamo che succede, no, però questo c'è bene. Questa è una paziente che io vedo dopo in modo sincro, lei aveva avuto una diagnosi di adenocarcinoma mammario qualche giorno prima, viene a fare il controllo ecografico prima dell'intervento e questo è quello che vedo. Ho immediatamente riferito ai familiari che aveva un problema probabilmente correlato a quello mammario. Mai avrei immaginato che andando a fare una CEUS per vedere se non altro, per studiare, vedere se c'erano altri noduli in questo fegato, mai avrei immaginato questo tipo di comportamento. Non mi dire che non lo vediamo. No, lo vediamo. Vedete che la lesione è ben definibile, quella fia basale, viene iniettato il contrasto, la lesione scompare. Torno anche in doppia immagine per verificare dove sta, perché a un certo punto non la vedevo più, e effettivamente la paziente si è operata del suo adenocarcinoma mammario, ha fatto una bella dieta, ha perso gran parte della sua steatosi e scomparsa completamente la lesione. Quindi vedete come una focal sparing a volte può dare dell'immagine estremamente, un quadro simile, vedete questa formazione ipoecogena sempre in steatosi,
assolutamente nessuno può dire che questa è un'area di focal spanning, e quindi sarebbe andato incontro a molti tipi di studi in passato, ma una CEUS è più che sufficiente per dirci che non c'è lesione. È una vecchia apparecchiatura, qualche dubbio lo può dare perché qui ancora qualche sovrapposizione con l'immagine basale c'è, e questa è la ragione per cui, benché ormai fiduciosi che non fosse niente di importante, perché effettivamente era complicatissimo, era difficilissimo riscontrare una lesione focale durante tutte le fasi di fusione, abbiamo in ogni caso eseguito una biopsia che ci ha dato questo quadro, un quadro di steatosi assolutamente rassicurante per la paziente e per noi. Questo è, manca il quadro basale, ahimè, e quindi non c'è tutta molto. Ho dovuto tirar fuori una, vediamo se parte, non parte neanche questa, delle cose che potevano essere estremamente belle, ma non. Ora abbiamo visto come l'ecografia con mezzo di contrasto ci consente quindi di fare a volte delle diagnosi rapide e definitive. Noi abbiamo, questo si riferisce alla vecchia unità di epatologia che avevamo all'ospedale di Frattamaggiore, nel quale che era praticamente un'unità che insisteva su una popolazione estremamente vasta, circa 600.000 abitanti nella ASL, e che nel tempo è diventata, si è fidelizzata per quanto riguarda il nostro centro per questi studi e soprattutto per le lesioni focali epatiche. E abbiamo voluto riguardare la nostra casistica di CEUS, questo è un vecchio lavoro, in cui abbiamo selezionato e stratificato i risultati di queste acquisizioni in tre possibili output dell'esame CEUS. Una diagnosi definitiva che non richiedeva nessun ulteriore approfondimento diagnostico con altri tipi di indagine, diagnostica che ci consentiva di porre un dubbio su alcune possibili diagnosi differenziali, ma che richiedeva necessariamente un approfondimento o con una metodica non invasiva o con una, anche con una biopsia. E inutile quando effettivamente la CEUS non ci dava nessuna, assolutamente nessuna informazione utile per andare a definire con che cosa avevamo a che fare. Vabbè, questi sono i metodi, ci interessano poco, questa è la stratificazione delle lesioni che sono state osservate in quegli anni e queste sono le risposte che ci ha dato la CEUS. Vedete che fondamentalmente, vediamo meglio qua, nel 24% dei casi non c'è stato bisogno di fare alcun altro studio. La CEUS concludeva definitivamente per il tipo di lesione e per il tipo di diagnosi certa e non abbiamo dovuto effettuare altre indagini di imaging né tantomeno biopsie. La maggior parte dei casi, vedete, però ha necessitato di, nel 70% dei casi, di fare qualche altra indagine successiva e nel 7%, quindi in un numero molto limitato di casi, e questo naturalmente dipende da come viene posta l'indicazione alla CEUS, è stato un esame inutile, che si è rivelato inutile malgrado fosse, ci fosse un'indicazione apparentemente netta. E qui vediamo in quali lesioni la CEUS ci ha aiutato di più. E vedete come la diagnosi definitiva è stata posta sostanzialmente nelle lesioni benigne, soprattutto in particolare nelle cisti complesse, come abbiamo visto all'inizio, nel focal sparring, come avete visto prima, ma anche nell'iperplasia nodulare focale, che con l'ausilio chiaramente dell'ecografia e dell'ecocordot, ma anche in un altro tipo di lesione. Questo, diciamo, questo dato così alto, per quanto importante, è viziato dal fatto che è, il nostro centro era un centro che vedeva tantissimi adenocarcinomi, perché era un centro di riferimento, per cui la trombosi portale è, diciamo, ricorre in modo troppo frequente rispetto a tutte le altre lesioni, semplicemente per questo bias. Però rimane il dato che nel 98% dei casi voi con una CEUS riuscite a diagnosticare, a dire se
a fare la diagnosi differenziale tra una trombosi portale neoplastica e non neoplastica, senza aver bisogno, e direi senza aver bisogno di una biopsia, e direi in modo molto più egregio di quanto possa fare una diagnostica pesante, la stessa risonanza. In conclusione, qui no, forse non è riportato, ma sì, non è riportato dopo, facemmo un'analisi di quanto si era risparmiato facendo una diagnosi definitiva soltanto con la CEUS, evitando il ricorso ad altre metodiche, in 3 anni 20.000 euro, che non è tanto, non è tantissimo, sicuramente può essere trascurabile, ma questo se si va a vedere semplicemente che la CEUS è stata praticata al posto di altre metodiche pesanti. Ma se si prende in considerazione la risoluzione delle ansie del paziente in modo rapido, senza dovergli prescrivere esami ed evitando poi esposizione a radiazioni ionizzanti, a mezzi di contrasto con effetti indesiderati spesso differenti e più importanti del sonoview, e anche la non movimentazione del personale paramedico o dello stesso paziente, forse i vantaggi sono qualcosa in più di quei 20.000 euro che sembrano tanto pochi. Questa è la ragione per cui una cosa importante è che veramente i casi di CEUS inutile, se in questo caso sicuramente noi che la pratichiamo fin dall'inizio, fin dal 2000, sappiamo più o meno quali sono le possibilità e i limiti della metodica, e quindi probabilmente l'indicazione viene posta in modo corretto. Al riguardo mi spendo in questa, questo che può essere un consiglio, prendetelo per quello che è. Arriva spesso l'indicazione a una ecografia con mezzo di contrasto ai nostri ambulatori, soprattutto noi che ne facciamo tante, e non è assolutamente, non va presa per non va assolutamente presa in modo assoluto, e va valutata di volta in volta sulla base delle necessità del paziente, perché non sempre il medico referente sa effettivamente a cosa serve la metodica e quanto può essergli utile. Quindi non eseguiamo tutte le CEUS di tutti i pazienti che ci vengono rischi, che sono tante, ma il paziente arriva, al massimo fa un eco color doppio, sulla base del quale poi si pone l'iter diagnostico successivo. Penso che questo debba essere il comportamento di chiunque fa ecografia con mezzo di contrasto, anche alla luce di quei rari ma importanti effetti collaterali che abbiamo visto ieri. Grazie.